Buona serata a chi ci ascolta su Facebook da Vita Trentina, dalla redazione presso il Polo Culturale Virgilianum. Sono il direttore Diego Andreatta e do il benvenuto per questa diretta al riconfermato presidente delle ACLI Trentine, Luca Oliver, uscito dalla nomina sabato scorso, 23 gennaio, del Consiglio di Presidenza, appunto, delle ACLI a seguito del congresso. Buona serata, Oliver, e grazie della sua disponibilità. Grazie a voi e buona serata a tutti quelli che ci ascoltano. Abbiamo l'occasione di dialogare con lei, lo faremo poi anche per i lettori di Vita Trentina sulle nostre pagine. Ricordiamo che questa formula dà la possibilità a chiunque di porre la propria domanda, anche diretta, basta soltanto digitarla sulla nostra pagina Facebook nella chat e ci sarà subito consegnata. Noi la gireremo al presidente Oliver. Generalmente nelle interviste programmatiche si guarda in avanti, presidente. Io vorrei un attimo invece guardare indietro alla pandemia e riportarla alla memoria i nomi di Giampiero Guadagnini o di Guido Scaletta, di molti altri dirigenti aclisti che il coronavirus purtroppo ha tolto, ha portato via le sue comunità. Ecco, come li ricordo, meglio, quale messaggio viene da queste vite acliste per voi? Beh, effettivamente, appunto, quando poi, no, si viene toccati su persone che hanno costituito e costituivano fino, insomma, a poco fa, punti importanti, fondamentali per la nostra organizzazione, tutto assume una veste molto più chiara, molto più concreta, no? A volte, questa pandemia, che è un evento anche mediatico, rischia di essere letta come tanti dei fatti di cronaca. Viceversa, quando poi si viene interessati direttamente, tutto, ripeto, assume un significato molto evidente. Due persone che entrambe hanno speso veramente la propria vita all'interno della nostra organizzazione, Guadagnini nell'ENAIP, Scaletta nel patronato, ma che poi anche successivamente, oltre a questo lavoro, come dire, di prossimità che loro avevano interpretato in questo modo e l'hanno, come dire, portati ad essere dei punti di riferimento per le persone, anche oltre l'orario di lavoro e oltre le giornate lavorative, sono rimasti, come dire, dentro il sistema, garantendo ancora la loro professionalità, la loro vicinanza, cercando di dedicare il massimo del tempo alle persone più anziane e più in difficoltà. Ecco, è chiaro che persone come queste lasciano un vuoto che non è colmabile, insomma. La lezione anche quindi di una fedeltà. Senta, Presidente, venendo alla mozione conclusiva del vostro congresso che si è celebrato appunto 10 giorni fa, l'altro sabato, e che era intitolato Generativi nella comunità, vi soffermate naturalmente su questa crisi che dite giustamente non è solo pandemica, non è solo economica, purtroppo è anche una crisi politica. Posso chiederle in estrema sintesi cos'è l'aspetto che in relazione naturalmente alla vostra mission vi preoccupa di più di questa fase storica, in Trentino, in Italia, nel mondo? Il problema principale, di fatto, dal punto di vista della lettura, è quello del lavoro, a nostro avviso. Abbiamo ricadute già in essere, avremo ricadute ancora peggiori per quel che riguarda l'anno in essere, l'anno in corso, tali da evidentemente rendere la situazione così complessa che ha bisogno della collaborazione di più parti, no? Quindi ci vogliono idee, ci vogliono, come dire, strumenti innovativi, ci vogliono anche risorse finanziarie, ci vuole un sostegno appartenente pubblico, ci vogliono norme, ci vogliono, come dire, tutte le energie che in questo modo possono essere espresse e messe al servizio delle persone che affronteranno veramente dei mesi, forse anche degli anni, anche se non ce lo auguriamo, complicati. Ecco, Presidente, ricordo intanto a chi ci ascolta su Facebook che è possibile rivolgerle anche delle domande, basta digitarle sulla nostra pagina. E rispetto alla vostra mozione, si parla molto di un tempo di costruttori, riprendete l'immagine del Presidente Mattarella. D'altra parte, voi avete denominato negli ultimi 3 anni il vostro progetto nelle periferie costruire comunità. Possiamo dire che risultati avete visto? Perché è importante costruire a partire dalle comunità? Potrebbe sembrare uno slogan. Invece diciamo che è importante perché è l'unico metodo che funziona in questo momento. Credo che il
Innanzitutto per noi è divenuto un modo per reinterpretare il nostro ruolo. Noi abbiamo da sempre avuto una funzione chiamata sviluppo associativo e abbiamo capito che se il tentativo è solo quello di animare un circolo che è il nostro presidio territoriale, quando invece la comunità che ci sta attorno non è animata, non condivide, diciamo, un progetto, è velleitario, no? Il circolo non si anima in un contesto che non è animato. Per cui, innanzitutto, aprire lo sguardo era l'unica cosa per noi da fare. Dall'altra parte, questi percorsi condivisi e partecipati, che hanno visto, credetemi, iniziare magari 10 persone e arrivare poi ad assemblee di 40-50, solitamente è il contrario, partono in 50 e si arriva in 10, hanno fatto anche avviare poi delle progettualità che sarebbero state altrimenti oggetto, come accade spesso, di contrasti, di interpretazioni diverse, di pareri diversi, quindi prima di partire avrebbero avuto bisogno di tempi e anche magari di costi molto più elevati. Invece, un processo condiviso, un progetto che a quel punto nasce da esigenze condivise, viene immediatamente peraltro preso anche dalla parte pubblica, dalla comunità di valle, dai comuni, nei casi dove siamo partiti, come dire, reso immediatamente cantierizzabile, no? Quindi di fatto quello che noi abbiamo ottenuto è stato ottenere risultati con tempi più brevi, con costi minori e con possibilità di successo e di ampliamento sicuramente maggiori di quelle che sono consuete. Quindi è l'unico modo che funziona, partire dalla comunità. Presidente Oliver, ne abbiamo avuto testimonianza anche noi perché sulle pagine di Vita Trentina, soprattutto nelle corrispondenze dalle valli, spesso è stato rappresentato questo vostro lavoro di base. Non c'è dubbio però che dall'interno qualche scossone, questa inedita pandemia lo abbia creato. Si sente parlare in generale, insomma, di una crisi dell'associazionismo, non solo di quello cattolico. Ecco, lei da presidente cosa ha visto? Qual è stato l'aspetto che è stato più frenato nella partecipazione? Peraltro ricordiamo che il vostro congresso si è celebrato dopo una lunga attesa online, rispettando le regole, non solo quelle sanitarie, ma anche quelle della democrazia. Ecco, ma in che cosa ha inciso di più la pandemia e magari quali risorse invece avete scoperto in questi periodi difficili? Beh, evidentemente per noi che eravamo abituati a gestire il calendario annuale di iniziative con, come dire, tantissimi appuntamenti socializzanti dove le persone dovevano trovarsi, no, per fare un'attività di festa, un viaggio, piuttosto che una serata di approfondimento, il fatto di non poterle fare effettivamente ci ha colpito duramente rispetto alla possibilità di lavorare su quelli che erano gli elementi tradizionali, no? Per cui spesso ci si è chiesti, e ci è stata rivolta da parte dei vari circoli la domanda, ma no, possiamo riassumerla così, siamo ancora utili visto che non possiamo trovarci e vederci? Questo ovviamente in certi territori è rimasto un problema complicato da gestire, in altri territori ha dato modo appunto di sperimentare quelli che sono gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione. Come detto, il nostro congresso ne è una dimostrazione. Quando si può, a questo strumento può avere anche, come dire, degli effetti positivi. Devo dire che all'indomani del congresso mi sono arrivati veramente tantissimi messaggi anche di persone che si complimentavano perché per la prima volta avevano effettivamente ascoltato la stragrande maggioranza degli interventi e avevano condiviso o comunque dibattuto poi rispetto a quelli che erano i messaggi del congresso. Devo dire invece onestamente che un congresso tradizionale in presenza, come dire, è fatto di tante relazioni che sono magari non rivolte verso chi parla in quel momento dal palco, ma sono rivolte tra le persone che partecipano, per carità, valore umano tantissimo, ma in termini di elaborazione di pensiero qualcosina si perdeva. Certo che appunto il tema poi della prossimità rimane un elemento centrale, per cui la nostra azione è un'azione che deve esplicarsi attraverso la vicinanza. Non sarà quella fisica oggi, ma deve essere una vicinanza di pensiero, una vicinanza ideale e soprattutto che si concretizza in aiuti, in sostegni comunque percepibili. Ecco, ricordiamo alcune fasce anche che il vostro movimento segue in modo particolare, penso quella dei pensionati e anziani attraverso la FAP, ricordo un incontro in settembre in cui si sperava di poter ripartire e poi non è stato così. Certo, esatto, noi diciamo che la nostra utenza è variegata perché poi in realtà sono tanti i giovani, sono tante le coppie con figli giovani che si rivolgono
ai nostri servizi, certo che abbiamo, come dire, sia per quel che riguarda i soci, sia per quel che riguarda le attività di animazione che facciamo, un'utenza mediamente anziana. Evidentemente anche qui l'ingegno è stato prezioso, abbiamo da subito messo in campo queste pillole di compagnia che sono state realizzate ricorrendo a persone esterne e persone interne, tutte di buona volontà, devo dire, con capacità anche di costruire dei prodotti editoriali, chiamiamoli, consentitemi, comunque di qualità. E che, insomma, devo dire, sono state veramente di successo, hanno consentito comunque di accompagnare le persone in alcuni momenti che erano veramente duri, soprattutto quelli del lockdown vero e proprio, insomma, di questa primavera, con ad esempio, non so, lezioni sull'addestramento degli animali domestici, piuttosto che sulla cucina, piuttosto che la lettura dei libri, piuttosto che invece su, le attività che una mamma si trova a dover svolgere con un neonato, insomma, con un bambino comunque molto piccolo. Ecco, tutti elementi che, nella necessità ci hanno fatto sviluppare anche, come dicevo, l'ingegno. Presidente Oliver, ecco, ricordo che c'è sempre la possibilità anche di rivolgerle qualche domanda in diretta per chi volesse intervenire nei commenti sulla nostra pagina Facebook. Veniamo anche al ruolo di coscienza critica che le ACLI continuano a ricoprire nella realtà trentina. Andiamo verso un anno che comincia a riprendere il tema dell'autonomia, c'è stata una prima riunione proprio la settimana scorsa e voi non avete fatto mancare la vostra voce. Posso chiederle qual è il giudizio che emerge sulla politica trentina oggi dalla riflessione del vostro recente congresso? Evidentemente noi abbiamo iniziato, come dire, subito contestando in particolare le misure legate ai tagli e all'accoglienza. Questa ci è sembrata, come dire, una riflessione politica fatta in maniera molto semplicistica, diretta a quelli che erano dei messaggi dell'elettorato e non assolutamente coerente con una visione che comunque nell'autonomia trova proprio il presupposto dell'integrazione tra le comunità. L'autonomia è nata per consentire l'integrazione oltre che il miglioramento, insomma, delle condizioni economiche. Per cui, partendo in quel modo, evidentemente la nostra attenzione è rimasta molto alta. Nei mesi successivi, devo dire, ci sono state luci e ombre. Siamo stati accolti spesso, in effetti, ascoltati spesso. Come dire, siamo stati alle parole e all'ascolto, non sempre sono seguiti i fatti, per cui diciamo che in questo momento la nostra tensione è ancora quella di cercare di consolidare alcuni messaggi che noi vogliamo dare proprio nello spirito della necessità, quindi sia nelle priorità che una giunta provinciale in particolare oggi deve avere, che forse devono essere più libere da quella che è l'obiettivo così del consenso politico immediato, no? Direi che oggi, più di un anno fa, probabilmente o più di 3 anni fa, tutti abbiamo capito come si deve affrontare il cuore delle questioni. E qui parliamo quindi di investimenti necessari, campo della sanità in primis, dove comunque il Trentino ha una priorità, e il termine della coesione sociale rimane centrale, soprattutto in un momento di grande fragilità e solitudine come questo. C'è poi tutta la frontiera del welfare in cui voi siete in prima linea. Possiamo dire però che siete comunque considerati interlocutori, insomma, affidabili, anche perché mi pare abbiate difeso una scelta apartitica che vi fa onore, insomma. Sì, diciamo che dal nostro punto di vista le ACLI hanno questo slogan, adesso non ricordo quando è stato coniato, ma comunque ha diversi decenni, autonomamente schierate, no? E noi crediamo di essere, come dire, identificabili in maniera netta, non c'è dubbio da che parte stiamo, non c'è dubbio che stiamo dalla parte di chi sta peggio, adesso consentitemi la semplificazione del messaggio, e non c'è dubbio che stiamo soprattutto dalla parte di chi vuole costruire una società più equa e, come dire, che garantisce di più a tutti. Per cui il fatto di non schierarsi politicamente in termini diretti, o meglio, non schierarsi partiticamente in termini diretti, perché politicamente credo lo facciamo, insomma, Certo. partiticamente è più che altro, come dire, ci consente di affrontare i momenti elettorali cercando di sollecitare il singolo partito a dire cosa pensa sui temi che sono i nostri temi, insomma.
Ecco, nella mozione usate un termine un po' roboante, forse, un Green Deal, un nuovo corso, un patto, un vero e proprio patto in riferimento per il Trentino, in riferimento soprattutto al mondo agricolo e turistico, e non è dire poco. Prova a tradurre in parole magari più comprensibili a chi ci ascolta, magari distrattamente, come può capitare sui social. Cosa Allora, intendete per innanzitutto, questo nuovo patto? certo, partiamo dalla considerazione che la sostenibilità è una parola chiave. Adesso sono tutte abusate le parole chiavi che usiamo, però non c'è dubbio che noi dobbiamo prenderci carico di invertire una rotta che qualcuno prima di noi non si è accorto di dover invertire. E se vogliamo consegnare un pianeta minimamente vivibile a chi arriverà dopo, va invertita la rotta. Non è pensabile che questa cosa riguardi solo le grandi industrie, solo i governi o solo, insomma, le istituzioni internazionali. Certo, devono fare loro, insomma, dei passaggi fondamentali, ma riguarda la vita di tutti i cittadini. Per cui nel nostro programma è pervasiva l'idea di un ambientalismo integrale, come lo chiama anche il Papa, per il quale ciascuno, in qualsiasi elemento dell'agire, deve considerare questo patto di sostenibilità, no? In questo anche qui partiamo comunque da cose fatte, da cose concrete, per cui le Acliterra sono state le promotrici in questi 4 anni della Federazione del Biologico in Trentino, sono state tra i promotori delle leggi per l'utilizzo dei suoli non utilizzati, insomma, abbandonati, e hanno, come dire, nel proprio agire un'attenzione particolare a costruire un'attività economica come quella agricola, che è importante, ma sempre avendo cura anche di essere equilibrata, che questa attività sia equilibrata all'interno delle comunità. Per cui, come diciamo sempre, amiamo dire noi, il dire con il fare. Richiamiamo l'attenzione su questo tema della sostenibilità che è centrale, dall'altra parte facciamo proposte e noi stessi cerchiamo di esserlo in maniera attiva. Ma ad esempio su un tema concreto, spinoso, perché riguarda tanti lavoratori, appunto come quello della riapertura degli impianti sciistici, voi che posizione tenete? Ah, insomma, è evidente, noi l'abbiamo detto da subito quanta attenzione ci vuole, l'abbiamo fatto anche nei nostri uffici, sportelli, eccetera, al fatto che non ci sia una diffusione, no, del virus più di quella che purtroppo capita comunque. Non crediamo però che l'apertura delle piste, in qualche modo, se gestita con i protocolli corretti e fatta nella maniera più giusta, sia di per sé scatenante. Certo, dovrà essere valutato a chi può essere consentito, no, la frequentazione, quali sono i numeri massimi. Probabilmente ci vorrà attenzione ai luoghi dove poi la gente va a ristorarsi, insomma, no? E quindi tutti quelli che sono i luoghi di possibile assembramento. Non crediamo però, insomma, che anche qui sia la scelta quella estrema sia la migliore, come è stato per la scuola, giustamente, come è stato, insomma, per altre situazioni dell'economia. È passato ormai quasi un anno. Abbiamo fatto tutti esperienza, questa esperienza va applicata. C'è un comparto economico che non può essere dimenticato, ci vuole il buonsenso a volte va anche, come dire, chiesto con forza e sanzionato quando questo non c'è, ma le chiusure a oltranza non sono probabilmente la risposta giusta. Insomma, un mondo che dovrà svilupparsi ancora per alcuni mesi, speriamo solo mesi. E fare i conti con una dinamica in atto che non è quella che vorremmo, ma insomma non per questo possiamo, abbiamo già capito tutti, chiudere e chiuderci completamente. Bene, Presidente Luca Oliver, abbiamo ancora qualche minuto, magari attendiamo ancora qualche domanda. Una ci viene dal titolo che Vita Trentina ha fatto questa settimana nel relazionare sul vostro congresso. Il titolo era Nuove ACLI, stesso impegno. Perché Nuove ACLI? C'è un dibattito forse un po' sommerso che vi vede un po' critici rispetto all'impostazione dell'associazione a livello nazionale, ecco, senza entrare un po' troppo nell'ecclesialese, ma che cosa temete e per che cosa vi battete, tra virgolette, a livello nazionale? Guardi, anche qui due parole chiave, secondo me, che sono responsabilità e sussidiarietà. Io so da presidente provinciale e i miei colleghi presidenti provinciali altrettanto sanno che le ACLI sono quelle dei territori. Noi siamo attenti al circolo, sappiamo bene che sono le persone che ci scelgono tutti i giorni, che ci fanno o non ci fanno grandi.
e ci scelgono perché trovano vicino al proprio paese, vicino, nella propria valle, un punto di riferimento. Non perché abbiamo un blasone noto e perché magari ogni tanto si finisce sul Corriere della Sera o sulla Rai. Per cui, consci di questo, chiediamo che il livello nazionale sia, come dire, consapevole. Per cui, sussidiarietà implica che sono i territori a dover fare il massimo, fin quando questo è corretto che sia dato ai territori, mentre il centro deve fare quell'attività di rappresentanza, di coordinamento, di indirizzo, di formazione che può essere delegata appunto a un organo centrale. E dall'altra parte responsabilità, diciamo che l'attenzione alla gestione anche delle risorse economiche, per essere molto chiari, fatta dai territori, non sempre è la stessa che viene posta a livello nazionale. Su questi due punti noi chiediamo chiaramente un cambio di rotta. È interessante anche cogliere questa determinazione che insomma, è uscita dal congresso, affermata appunto anche nella vostra mozione. Dobbiamo anche dire per chi ci ascolta che le ACLI escono dal Consiglio provinciale con una forte respiro collegiale. Il Presidente ha distribuito, per così dire, delle deleghe di impegno ai vari, praticamente a tutti i componenti del Consiglio direttivo, per cui i vari singoli, i vari circoli, scusate, anche i singoli soci possono trovare poi dei riferimenti puntuali per i vari ambiti in cui l'attività delle ACLI. E questo conferma che il Presidente, insomma, è soltanto uno dei tanti che, come dire, tirano la carretta. Lei può contare comunque su un bacino di 17.000 persone che hanno dato la loro adesione, su un sistema molto delicato di servizi che devono continuamente aggiornarsi, ma che gode di buona salute e direi anche di fiducia come patronati da parte dell'ente pubblico. Ecco, posso chiederle, Oliver, visto che questo sarà il suo ultimo mandato, dal momento che nelle ACLI è assolutamente proibito fare il terzo mandato e lei al secondo, posso chiedere che associazione vorrebbe lasciare nel 2024, quando sarà costretto a farlo? Beh, diciamo che innanzitutto completare questo percorso che ci ha visti appunto iniziare un lavoro nella comunità e quindi che si è esteso il più possibile a livello dei territori della provincia. Dall'altra l'abbiamo chiamata un'ulteriore transizione verso un'organizzazione civile, cioè di fatto noi abbiamo sì 17.000 soci, ma abbiamo anche circa 180.000 persone che ci scelgono ogni anno per i servizi, per un approfondimento, eccetera. Ecco, riconnettere queste 180.000 persone, cercando di offrire loro un'opportunità e far capire appunto che le ACLI possono essere un punto di riferimento in questo momento, ma anche in domani per altre questioni, sarebbe veramente il risultato più interessante e per il quale evidentemente sarei orgoglioso di lasciare a quel punto un'organizzazione che è diventata ancora più l'organizzazione dei cittadini di questa provincia più che dei soli soci. Ecco, questa probabilmente è l'ambizione che mi pongo più elevata. Questa prospettiva dell'organizzazione civile, ecco, come si combina con l'identità cristiana che è naturalmente affermata non solo in quella lettera C che sta nella vostra sigla, ma che è perseguita anche nelle attività dove più, dove meno, insomma, dei vari circoli. Ecco, su questo cosa è emerso dal congresso, anche in riferimento alla vostra presenza dentro le realtà ecclesiali trentine. Io credo che il termine che più viene affermato anche nei nostri dibattiti è quello della fraternità, no? Per cui il sentirsi in un legame assolutamente indissolubile col destino degli altri. Penso che questo sia il punto che ci porta a concentrare tutte le attenzioni proprio sulle persone che abbiamo attorno e su quelli che è il nostro pubblico di riferimento, diciamo. In questi termini penso e credo, insomma, che possiamo dare, come abbiamo dato finora, un contributo. Dobbiamo proseguire proprio nella strada che nel titolo di una delle competenze che abbiamo anche deciso di mettere nella presidenza, che è proprio la lotta alle disuguaglianze. È chiaro che un mondo diseguale non è un mondo dove la fraternità è il punto di riferimento. Per cui in questo vogliamo, come dire, associarci
ad altri enti, che non solo agli enti, ma anche alle parole che arrivano sia dal Papa sia dal nostro Vescovo, insomma, per proseguire una direzione che ha bisogno di tante voci per poter diventare quella seguita da tutti, insomma. Bene, Presidente, siamo verso la conclusione. Sto guardando i colleghi dalla regia se è arrivato qualche ulteriore domanda. Pare di no, ma certamente ci sarà modo poi di approfondire quanto lei ha detto, sia sulle pagine del nostro settimanale, sia magari riascoltando anche sul sito di Vita Trentina e sui tanti canali comunicativi che il vostro movimento ha e che apprezziamo a partire dalla vostra bella rivista, quanto ci siamo detti. Naturalmente l'appuntamento non è che fra 3 anni, ma un'occasione più vicina in cui ci si possa vedere e confrontare in presenza. La ringraziamo per la disponibilità e auguri di buon lavoro, Presidente Oliver. Grazie, grazie, veramente grazie a voi per l'attenzione in questo momento. Insomma, in particolare mi sento di dire come la pluralità delle voci dell'informazione sia assolutamente un valore assoluto che tutti dovrebbero salvaguardare. Penso ovviamente al Trentino e alla chiusura, che dal nostro punto di vista va ripensata. Ho Bene, e approfittato anche per su dare anche questo questo, messaggio. anche perché le ACLI proprio oggi si sono fatte firmatarie di un appello sindacale molto risoluto per i colleghi del Trentino e anche noi di Vita Trentina ci uniamo a questa richiesta. Grazie Presidente, grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie.